Buongiorno a tutti, oggi commenterò un video del ragazzo milanese imbruttito. Il suo canale tanto è un suo il video, quindi io lo commento solo, appaio mi sa qua sotto, qui non lo so. Andiamo subito con le domande di cultura generale a questi mentecatti, vediamo cosa dico. Venite con noi. Non c'è paura di cosa dicono, Chi era Newton? Newton, dai. È un famoso scienziato. Sì. Cosa ha scoperto? Che la mela cade vicino all'albero. No. Newton era un grande Sergio. portatore di umanità. No, non Cosa ha era un scoperto? flood. Poi? La lampadina. No. La teoria della relatività. No, quella è La Einstein. pila. No. Quanto impiega la Terra a fare un giro intorno al Sole? Intorno al Sole 24 Sì. ore. 1.000 giorni, non so. Mille giorni. Un secondo dovrebbe impiegarci, una cosa del un genere. Perché noi reagiamo su noi stessi e noi non ce ne accorgiamo. Sì. La Terra, un giro intorno al Sole. È il Sì. Sole che gira intorno alla No, quello Terra. lì da 1300 Aspetta, sei arrivata aiutami prima, tu. Cocca. Dammi la mano. 1300. Sei arrivata a 1300, No. pensavo dove il Di Sole che girava. religione erano gli egizi? Egiziani? No. Musulmani? No. Gli egizi No, erano erano politeisti. poligami. E che No, poligami e tanti mondi, poligami, politeisti. poligamo, No, no. ebrei, cristiani, No, ebrei, no, cristiani. erano multietnici, non mi ricordo, ragazzi. No. C'eri? No, non c'era. Strano, perché l'avevo visto con mi Garibaldi, sto dispiace. qua. Chi era Rita Levi Montalcini? Una scrittrice, No, una ti duchessa, ha cavolo, eh. vinto vari premi Oscar. No, Una quelli politica. Nobel sono. Una Levi politica. Montalcini Sì, ha è fatto una anche la donna, senatrice alla fine. combatte per i diritti delle donne, È combatteva. morta, eh, per coraggio. Camerata. Ma non sapete un Chi ha inventato cazzo, la pila cioè. elettrica? Qua? Pila elettrica. Duracell. Dura, cioè. È italiano. Edison. Leonardo da Edison. Vinci. No. È italiano. Italiano, sì. Si chiamava Pila? No. Silvio Berlusconi, Ma appunto. perché Berlusconi? Fermi, Ferri, come si chiama? Fermi, Ferri. Sono bionda, posso essere autorizzata a non ricordarmi chi ha inventato la pila Già devi elettrica. sei ignorante. Chi ha scritto Pinocchio? Geppetto. Geppetto. Da Walt Disney. So da che Walt il Disney. Pinocchio Questo con questi viene da capelli. Milano, quindi non so, so solo questo. Viene da Milano Pinocchio, ragazzi. Perché si festeggia il Ferragosto? Dai. Perché metà anno è il giorno ufficiale dell'estate. Perché la gente si vuole divertire. Non penso che per Perché è la quello fine dell'estate? Perché No. è il giorno più caldo dell'anno. No, non è una Ferragosto. festa. Perché Per questo neanche io la foto. è la notte di San Lorenzo, cadono le Se stelle. quello è il 4 Cosa studi? agosto, mi sembra. Marketing e pubblicità. E che cosa lavori? Saldature. Cosa sono i numeri primi? Saldature. Numeri primi. Dei numeri. Sì? I numeri che hanno lo zero all'interno. Hanno lo Cioè, zero i primi 9 all'interno. numeri, no? No, 10 compreso lo zero. Te so, primi stanno avanti. Sono numeri Giustamente. che. Giustamente. Che moltiplicati per se stessi. Sì. Fanno i numeri al quadrato. Rino. Dove vai? Scappano tutti. Dove è nato l'apero spesso? A Torino. Milano. Napolesima a Torino, se non mi ricordo male. A Torino, tre amici il primo ordinano aperitivo, forse. 12 Aperol Spritz e pagano 54 euro. Quanto costa ciascun Aperol Spritz? Tre amici, 12 Aperol Spritz e 54 euro. 12 più 12, 28 più 12. Sì? 14 qualcosa. 14 euro aperitivo. 7 euro l'uno? 5 euro. 5 euro. 17 euro, intorno 17 a euro 17 aperitivo. euro. Va bene, ok. È 27 anni che vivo nell'ignoranza e vorrei fare un appello a tutti i giovani affinché si impegnino nello studio. Studiate al liceo, vi prego, studiate perché voi ve ne pentite per tutta la vita. Posso chiudere? Momento triste. Top. Al prossimo video di lui, ragazzi. Ecco, ci siamo tornati. Che individuo. Cazzo ne so. A fashion blog, cazzo ne c'è so. Tanta moda in giro, quindi. Ma di questo? C'è tanta bella gente. Quest'anno non c'è Massimo De Massimo. Ma chi è questo? È un evento a scopo beneficiario. Sì, beneficiario. Dammi un po' anche a me i soldi. La cosa più entusiasmante che hai visto questa La sera. Figa. Per adesso il cibo. La fica bianca. La fica bianca. Che è? Mica. Non so come dire. Quella non orientale neanche colorata, capito? Il concerto in Duomo. Di chi? Dentro un uomo. Di un Sì? cantante.
Questa sera è stata caratterizzata dalla presenza di Liam Gallagher, che ha cantato qui in Piazza Duomo. Chi è? Come chi è? Liam Gallagher. Quello di Oasis. Ok. Di Oasis. Liam Gallagher, quello degli? Oasis. Degli? U2. Gli Oasis. Non è Bono. Gli Oasis. No, Isis è un'altra cosa. Your Oasis. No, Your Oasis. No, non c'è. Oasis. No. Gli. No. Che banda ignorante. Qual è il Oasis, ragazzi? Che cazzo. Perché dici? Hai scelto proprio questo tipo di abbigliamento? Boh, perché secondo me è di questi tempi, cioè. Questi tempi. Io sto sempre bene anche se sono in giacca, cravatta o con i non boot, capito? Chi non si veste alla moda non è niente. Mica poveraccio, capito? Addirittura io quando in testa la gente mi manda a bacio del mattino. Ci sono i ragazzi alla moda e i ragazzi barboni. Senti, tu come ragazzi ti senti barboni. Più? Irriverente o inosservato? Ma penso inosservato. Se sapessi cosa voglio dire irriverente, ti direi irriverente. Perché mi piace come parola. Proprio bella, bella secca, irriverente, cattiva proprio. Irriverente. Perché? Ma che cazzo vuol dire, raga? Oh mio Dio. Sono più irriverente. 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 Quello arriva a destra e arriva a sinistra. Che cazzo ne so io. Mi dicono, oh, a Milano siete due personaggi più fotografati, tu e Belen. Io e Belen siamo più fotografati in Milano. Figo. Qual è il tuo punto di vista sui fashion blogger? Mi stanno un po' sul cazzo, sinceramente. Cioè, se la tirano un po' troppo e pensano di essere un po' al centro dell'attenzione. Gente che vive solo per quello, sempre su Instagram. Ma è un lavoro. È una malattia, dopo un po'. È un lavoro. Non è una malattia, è un lavoro. No, non ci devono fare. Loro ormai sono così. È una malattia. È un lavoro, non è una malattia. Potrebbero farlo tutti. Loro dicono che hanno una vita molto difficile. Dove? Sei un gommista, vattene. Vuoi cambiare la busta? No! No, niente, era una cosa mia personale. Invece, per quello che riguarda le calze con le ciabatte? Le calze con le ciabatte sono da abolire. Ma cosa vai con calze di casa? Stile di brutto, specialmente d'estate. No, antisesso. Una nuova innovazione, scusa. Riga. Le ciabatte, nel 2017 le ciabatte. Cazzo, sei uno di Heidi. In giro con le scarpe con le ciabatte. Le cazzo. Alcuni anni fa andava molto di moda lo sbiancamento anale. Cosa ne pensi? Questa è la salute. Penso che è molto utile. Molto comunque. Utile. Lo conosco, ma non lo pratico. Può essere utile. Certo. Ci mancherebbe. Perché te lo devi sbiancare? Chi è che ti guarda il. No. Sta lì a vedere se è sbiancato o non è sbiancato. Non credo ti faccia problemi, basta che. In fila. Dici, ok. Okay. Questa sera è molto importante perché oltre a essere la Vogue Fashion Night c'è un party molto riservato. Il super party super riservato di Christian Vogue. Ovviamente tu conosci Christian Vogue? Sì. Cioè non di persona però lo conosco. Ne hanno parlato tutti i telegiornali. Tu conosci Christian Vogue? Sì. Anche perché avrà 50 inviti. Tu ovviamente conoscerai Christian Vogue. Sì, sì. Volevo sapere se sapevi dove si teneva questo party super riservato. Sicuramente non lo so, perché ho sentito parlarne ma non ho sentito dov'è. Tu ovviamente conosci Christian Vogue? Sì. E sai dove si svolge questo party? Penso in Duomo. Tu ovviamente conosci Christian Vogue? Sì. Ne hanno parlato tutti i telegiornali. Tu conosci Christian Vogue ovviamente? Qua. Sì. E tu dimmi. Sì, sì. No, anche se non sono formatissima su questo ambito. Conosco ma... Leggo poi qualche notizia, però non... Per dirci dove è sto party, mi raccomando, non fare tanto il misterioso. Cazzo. Christian Vogue, mi raccomando, eh. Christian, è una brava persona. È un po' aggressivo, però è una brava persona. Ma chi è? Il fratello di Michael Jackson! Ragazzi, ci sentiamo al prossimo video. Ciao!